visto tante foto, chiaramente, il tempo, queste salite in Patagonia. In realtà arrivato lì è diverso, è tutto molto più grande, vedi queste pareti. E il famoso brutto tempo all'inizio io non neanche l'ho visto, e quindi pensavo sì, ma si scala comunque. In realtà poi l'abbiamo visto, effettivamente il vento è molto forte, ci ha rotto una tenda, abbiamo avuto grossi problemi a tentare col brutto tempo, quindi abbiamo capito che no, non si poteva fare assolutamente. No, sono stato buono adesso. C'ho occhi merci. Occhi viola. Occhi viola, cattivo presagio. No, forse non è buonissimo. Non è buon presagio. Sì, io comunque domani non so se sarei venuto in parente. Gli occhi qua così. Dove cazzo vuoi andare? Avevamo circa 35 giorni a disposizione e il tempo continuava a passare, ma era veramente sempre brutto, freddo, brutto, pioggia. Abbiamo cercato di fare anche tipo la Gujamé, ma non c'è stato verso perché tra neve e brutto abbiamo detto dove andiamo. Abbiamo provato ad andare all'attacco e siamo tornati indietro e alla fine mi sono ritrovato che questi 35 giorni ormai stavano terminando. Ci siamo sempre trovati a bene insieme e non abbiamo mai avuto particolari discussioni. Chiaro che quando poi abbiamo deciso io e il Teo di prolungare la nostra permanenza e rimandare il biglietto, ne abbiamo parlato col Berna, che lui invece aveva degli impegni personali e non poteva farlo. Lì la situazione era quella, noi abbiamo deciso di andare avanti un po' a malincuore. Io gli ho posto il Berna la possibilità di questa situazione e al tempo stesso, onestamente, quando noi siamo partiti per la Eger non era una cosa probabile, cioè la maggior parte degli alpinisti se ne stavano andando via da Chaltén e quindi le condizioni non erano tanto belle e noi abbiamo fatto un ultimo tentativo, tra virgolette, disperato. E quindi nei panni del Berna la sua scelta è stata assolutamente comprensibile. Cioè, perché là è una merda. No, non ha senso andare. No, è una merda qua. Boh, chissà che tempo verrà. Teoria buona. Teoria. Ho passato delle gran giornate comunque sempre con questo pensiero, con questo cruccio, cosa faccio? Faccio bene, non faccio bene, o prendo la decisione giusta, la decisione sbagliata. Alla fine ho preso questa decisione di tornare e sapevo benissimo che la possibilità per Matteo e Luca di arrivare in cima erano comunque, diciamo, potenzialmente un 50%. Arrivati sotto al punto dove avevamo aperto l'anno precedente, ho guardato su dove eravamo passati l'anno scorso e è venuto il ghiotto in gola, cioè è venuto male. Ho fatto un traverso verso sinistra, seguendo proprio una fessura molto logica, e ci siamo portati praticamente sotto la verticale del colle. E Luca! Come? Ci siamo! Prima usciamo, va? Quella, siamo al colle! Sì, siamo al colle, siamo arrivati poco fa! Una ragliata, minchia! Adesso è un po' tardi e comunque siamo stanchi, dobbiamo fare acqua e tutto. Dezza ha detto che domani e dopo è ancora bello, quindi in teoria domani proviamo ad andare in cima e poi iniziamo a scendere e poi completiamo la discesa domenica. Questo che hotel è? Questo è l'hotel Lux O Giongo di Donà. Sì. Fatto bene andare a destra, sì. Però già ho fatto il primo passo, Danger, in libera. Ho visto. Pim pum pam, che sono andato su tutto in spaccata, sperando che dietro lì ci fosse una fessura, ma non si vedeva da sotto.
e già quei friend lì qua se cadi sono cazzi. Lì non era bellissimo, ma lì la roccia si spacca e viene fuori tutto. Beh, la sosta penso teneva, però ti fai male, figa, è lungo, no, il volo. Ti infili di un buco. Sì, quei due friend lì che ho messo, cazzo, più stavi lì e più si sgretolava la roccia. E lì mi cagavo in mano, i chiodi erano veramente, cioè li ho tolti con le mani. E fare il passo in libero, anche lì se cadevi era danger, ti facevi un bel volo. Sì. Poi avevo visto che su mettevi il rosso, il freno rosso buono. Però non è neanche stato così facile metterlo. Cosa stai pensando? Abbiamo ancora una lunga discesa. Minchia! Sto pensando! Fatemi scendere! Com'è Teo? Siamo su! Ci siamo! Ci siamo! Cima della Torre Eiffel! I primi a salire da ovest, cima alla Eiffel! Rimpianti per il Berna io ne ho avuti! Ne ho avuti parecchi! Perché arrivare in cima senza di lui è stata come la torta senza la ciliegina, cioè come ma è mancato qualcosa al successo, cioè una spedizione di questo tipo chiaramente ha dei costi che non sono pochi, e una spedizione di questo tipo ha dietro un'organizzazione che va al di là delle nostre persone, perché tutto questo è stato fatto grazie al gruppo Ragni, grazie a gente che ha fatto sì che noi potessimo andare là, quindi tempo, energie, soldi di altre persone, e il fatto di fare di tutto per portare a termine questa salita per me era comunque quasi qualcosa di dovuto anche nei confronti di altre persone, perché comunque poi alla fine siamo arrivati in cima a noi, però la via è sicuramente anche di Berna ovviamente, ma il successo è di tutto il gruppo Ragni, cioè non è una cosa individuale.